Spostamento provincia a Cagliari, polemica priva di fondamento. Così si è espressa ai nostri microfoni l'assessore regionale agli enti locali e urbanistica, Cristiano Enriu, in merito al trasferimento della sede operativa della provincia del Sud Sardegna da Carbonia a Cagliari. Alcoa, attesa per la seconda offerta di acquisto di Sidera Lois, dopo la prima proposta di acquisto, considerata dal governo irricevibile su alcuni punti, la multinazionale svizzera è al lavoro per presentare una nuova offerta per acquisire lo stabilimento di Porto Verde. Continua il calvario dei lavoratori a Tifras. Gli operatori del parco geominerario hanno perso il posto di lavoro il 31 dicembre scorso e attendono risposte sul loro futuro dalla regione. Giornata di lutto cittadino a Iglesias. Oggi si svolgono i funerali di Federica Madau, la giovane di 32 anni, uccisa a coltellate giovedì scorso dal marito. Ben ritrovati su Canale 40, tiene banco in apertura del nostro telegiornale la protesta da parte del Sucis Iglesiente per lo spostamento della sede operativa della provincia del Sud Sardegna da Carbonia a Cagliari. Ebbene, noi ne abbiamo parlato oggi in questa sede, esattamente su Canale 40, con l'assessore regionale degli enti locali e urbanistica Cristiano Enriu, che abbiamo intervistato per chiarire ogni dubbio in merito a questo trasferimento della sede operativa. Sentiamo. Siamo in compagnia dell'assessore agli enti locali e urbanistica Cristiano Enriu, oggi presente nel Sulcis. Qual è la sua posizione rispetto alle polemiche in merito all'individuazione della sede operativa della provincia nella città di Cagliari? Ma guardi, si è innescata una polemica davvero priva di fondamento e mi spiego. La provincia del Sud Sardegna ha la sede a Carbonia, il baricentro politico è nel Sulcis. È una realtà però complessa che vede la fusione di tre realtà, il Sulcis, il Medio Campidano e il Cagliaritano, che non è entrato in città metropolitana. La provincia, pur avendo una quantità di servizi molto ridotti, continua a gestire dei servizi a beneficio dei cittadini. Per evitare agli abitanti di Villa Simius, di Muravera, di Isili, della Tregenta, di fare 120 km per depositare un documento, avere un certificato e quindi venire a Carbonia, si è deciso di istituire, insieme con i sindaci di quei territori, un ufficio operativo a Cagliari. 7 persone su 140, una dotazione organica limitata che dovrà aumentare, per rispondere a un servizio dei cittadini. Quindi credo un fatto importante per quei territori, che non toglie nulla, ma proprio nulla, ai sulcitani e a Carbonia. Come mai non si è scelta una collocazione nel nord della provincia del Sud Sardegna, quindi in qualche realtà decentrata che non fosse Cagliari, sede in realtà della città metropolitana? Ma il motivo è molto semplice: questi uffici sono a disposizione gratuitamente e Cagliari, per esigenze logistiche, va bene un po' a tutti. Abbiamo pensato che dovrà essere il futuro Consiglio provinciale, il futuro presidente della provincia, a decidere se posizionare gli uffici a Isili piuttosto che a Muravera, piuttosto che a Senorbì, dove tra l'altro era molto difficoltoso trovare degli spazi operativi utili per organizzare e gestire i servizi. Cagliari, per ragioni di comodità, andava bene un po' a tutti. Questo è il motivo per cui è stata scelta provvisoriamente, ci tengo a sottolineare questa soluzione, che potrà essere modificata dagli organi politici legittimamente eletti. E ora parliamo della vertenza Alcoa. Come saprete, il 28 febbraio scorso Sidera Lois, la multinazionale svizzera, ha formulato una proposta di acquisto dello stabilimento di Portovesme. Questa proposta di acquisto è stata considerata irricevibile in alcuni punti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Per questo motivo adesso Sidera Lois sta lavorando ad una seconda nuova offerta di acquisto dell'Alcoa. Sentiamo. Continua l'avvertenza Alcoa. La multinazionale svizzera Sidera Lois si è resa disponibile a inviare al governo italiano una seconda offerta di acquisto dello stabilimento di Portovesme, dopo che la prima proposta non era stata ritenuta soddisfacente e congrua dal governo. La prima proposta era arrivata tramite posta certificata al Ministero dello Sviluppo Economico nel pomeriggio del 28 febbraio scorso. Ricordiamo che il governo, tramite la società Invitalia, sta gestendo per intero l'avvertenza Alcoa. La proposta di acquisto era passata sotto il vaglio del governo e di Invitalia, i quali hanno chiesto a Sidera Lois di rivedere le proprie posizioni, prevedendo delle condizioni in linea con la legislazione italiana.
Sideral Lois ha mostrato la disponibilità a riformulare una seconda proposta di acquisto in linea con i desiderata espressi dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. La trattativa va quindi avanti e bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, ovvero per la prima volta Alcoa ha un acquirente interessato, capace di formalizzare un'offerta concreta, nero su bianco. E a breve potrebbe quindi arrivare la fumata bianca che tanti operai attendono da quasi 5 anni. E dall'avvertenza Alcoa ci spostiamo all'avvertenza dei lavoratori dell'AT Ifras. Si parla di circa 500 operatori del parco geominerario che hanno perso il proprio posto di lavoro il 31 dicembre scorso e sono ancora in attesa di risposte sul loro futuro da parte della Regione Sardegna. Ancora ritardi per la risoluzione dell'avvertenza AT Ifras, un'avvertenza che riguarda 520 lavoratori del parco geominerario, di cui circa 300 del Sulcis Iglesiente. Il 31 dicembre scorso è scaduta la convenzione che legava la società AT Ifras alla Regione Sardegna. I lavoratori sono rimasti senza lavoro dal 1 gennaio del 2017, usufruendo per 2 mesi dell'indennità di disoccupazione NASPI. Scaduta la NASPI il 28 febbraio, dal 1 marzo la maggior parte dei lavoratori sarebbero dovuti essere riassunti dall'IGEA. Uno dei canali per la ricollocazione temporanea dei lavoratori sarebbe dovuto essere rappresentato dai progetti messi in campo dagli 81 comuni che ricadono nell'area del parco geominerario. Ebbene, diversi comuni hanno manifestato interesse alla regione. Ben 13 comuni su 23 nel Sulcis sono stati esclusi dal progetto. Questi comuni avrebbero voluto servirsi dell'operato dei lavoratori del parco geominerario, ma non hanno mostrato alcuna disponibilità all'assunzione dei lavoratori stessi. Tra i comuni esclusi dal progetto vi è anche Carbonia, per lo stesso identico motivo degli altri comuni. Mancata disponibilità di risorse economiche necessarie per l'assunzione degli operatori. In apertura della seconda parte del nostro telegiornale parliamo della giornata di lutto cittadino che è stata proclamata per quest'oggi dal sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo, perché oggi si tengono i funerali di Federica Madau, la 32enne uccisa giovedì scorso dal marito Gianni Murru per effetto di 10 coltellate alla gola. Sentiamo. Il sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna in concomitanza con i funerali della giovane Federica Madau. I funerali di Federica si svolgono alle 15.30 presso la parrocchia Beata Vergine di Valverde, dove viene dato l'ultimo saluto alla ragazza uccisa giovedì scorso da 10 coltellate inflitte dal suo ex marito Gianni Murru. Il sindaco Gariazzo ha invitato i cittadini ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali. Il caso della morte di Federica è l'ultimo dei tanti femminicidi perpetrati contro le donne. Nel 2016 si sono verificati in Italia 116 casi. Nella giornata di ieri, 8 marzo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha usato mezzi termini definendo il femminicidio una vera e propria emergenza sociale. E rimaniamo in un certo qual modo su questo argomento per parlare e rendicontare di un flash mob che si è svolto a Iglesias da parte di alcune scolaresche proprio per sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche delle donne e soprattutto per stigmatizzare ogni episodio di femminicidio. Mai come quest'anno a Iglesias la giornata della donna ha assunto un significato di drammatica attualità. L'omicidio di Federica Madau della scorsa settimana ha riportato prepotentemente alla ribalta delle cronache l'importanza della prevenzione in ogni comportamento che potrebbe sfociare nella violenza, di qualunque genere si tratti. Un tema che i bambini della 4B e 4D dell'Istituto Comprensivo Nivola di Serra Perdosa e le ragazze della scuola di ballo Feel Good di Iglesias hanno voluto rimarcare con un toccante flash mob. Le coreografie appositamente realizzate dagli insegnanti Roberta Corona, Paola Pilas e Andrea Piledda, facenti parte di un più ampio spettacolo, descrivono il dramma di una violenza subita. La manifestazione è stata organizzata da Cristian Castangia, maestro di sostegno, e promossa dall'associazione culturale Tutto Cambia. Allora, noi come istituzione siamo chiamati in primis a denunciare qualsiasi atto di violenza. Con i bambini oggi abbiamo voluto rimarcare che l'8 marzo non c'è nulla da festeggiare, anche perché è una giornata nazionale internazionale della donna e quindi lo scopo è ben altro, ricordare che sono stati violati dei diritti. E con quello che è accaduto a Iglesias, in particolar modo che ha colpito una nostra concittadina, Federica, noi ancora di più abbiamo dovuto mettere in campo le nostre risorse, il nostro canto, il nostro
nostro flash mob perché venisse ricordato che fatti di questo tipo non dovrebbero mai più accadere. Non è una festa della donna, perché davvero non c'è nulla da festeggiare, è semplicemente una giornata internazionale della donna e dovrebbe ricordare, la scuola ha un ruolo molto importante, diffondere l'informazione che questa giornata ha. Soprattutto nei banchi di scuola. La scuola dopo la famiglia ha un ruolo importantissimo perché segue i bambini 30 ore, 6 giorni su 7. Quindi immaginate il ruolo importante che potrebbe avere. Noi come istituzione, come insegnanti, abbiamo lavorato negli anni, in questi anni, per promuovere una cultura della non violenza di qualsiasi genere. Oggi ci troviamo qui per ricordare la giornata della donna, non una festa, perché ancora di più dopo quello che è successo in questa città, nella città di Iglesias, ci troviamo ancora più coinvolti in questa ricorrenza. E noi a scuola abbiamo lavorato già dagli anni scorsi in questo senso, abbiamo portato avanti sempre attività con i bambini di sensibilizzazione, perché già da quando sono piccoli è necessario presentare ai bambini questi problemi, e i bambini sono come spugna, assorbono ancora più degli adulti. È tempo di congressi per quanto riguarda il sindacato della CISL. Nella giornata di ieri Angelo Caria è stato riconfermato alla guida della Federazione Nazionale Pensionati della CISL del Sud Cisiglesiente. Lo ha intervistato per noi Manolo Murendo. Siamo in compagnia di Angelo Caria, riconfermato oggi dopo un bellissimo congresso alla guida della Federazione Nazionale Pensionati del Sulcis Iglesiente. Una grande emozione. L'emozione è sicuramente tanta. Adesso bisogna mettersi a lavorare, c'è tanto da fare, ma con un gruppo dirigente così preparato e così pronto anche a fare sacrifici e a impegnarsi, sono sicuro che il lavoro sarà sicuramente molto più semplice. Sono tante le sfide che aspettano l'FNP nel territorio, una tra tutte quella della contrattazione sociale. La contrattazione sociale è sicuramente uno dei punti base su cui dobbiamo lavorare e su cui dobbiamo impegnarci. Anche questo, noi pensiamo di fare un percorso insieme alle amministrazioni, insieme alla funzione pubblica, che è la categoria di appartenenza, e anche in questo caso io credo che se uniamo le forze sono sicuro che riusciremo a vincere questa sfida. Si è svolto ieri a Iglesias un importante convegno dal titolo Donne in miniera tra passato e futuro. Ce ne parla Carlo Martinelli. Elena Zillo, nella giornata internazionale della donna, lei in quanto responsabile delle concessioni minerarie dell'IGEA ha una grande responsabilità. Ecco, le bonifiche sono un passaggio fondamentale per il recupero delle aree ex minerarie. Lei come interpreta questo ruolo? Allora, quello che lei dice è assolutamente vero. Uno dei compiti che abbiamo è quello di gestire la chiusura delle miniere, l'archiviazione dei titoli minerari, è quello di conservarne il valore per quanto riguarda i documenti, gli impianti, gli edifici di pregio, e quindi fare in modo che possano rappresentare un valore storico, culturale, ma soprattutto ci dobbiamo impegnare per portare avanti le attività di bonifica. IGEA negli anni passati ha realizzato numerosi studi sulle aree minerarie dismesse e ha caratterizzato dal punto di vista ambientale queste aree. È riuscita quindi a ricostruire lo stato di inquinamento di alcune di queste zone, l'inquinamento dei suoli, in alcuni casi delle acque dei fiumi, delle acque delle falde acquifere. Ed è pronta, in parte lo sta facendo, in parte l'ha anche già fatto, a predisporre i progetti di bonifica. Esistono già progetti importanti di bonifica, tipo quello della Valle del Rio San Giorgio, che prevede la predisposizione di un grande sito di raccolta che raccolga i residui, in particolare quelli del trattamento, quelli più pericolosi che sono lungo i fiumi, e che ci permetta di stoccarli in un sito appositamente predisposto. Questo progetto è un progetto esecutivo già approvato anche dalla Regione Sardegna. La fase di progettazione definitiva esecutiva è nelle mani in questo momento del Comune di Iglesias. Tutta la fase di studio e di predisposizione del progetto preliminare è stata già realizzata dall'IGEA.
L'associazione Amimè ha in questi anni ha fatto un lavoro importante per recuperare la memoria dei minatori morti in miniera. Ha recuperato attraverso tutti gli archivi storici di Igea, dei comuni, tutti i minatori morti, dandogli finalmente un nome e un cognome, e anche quelli che non, diciamo, dove non si avevano i dati, comunque almeno sono stati censiti. Un lavoro importante che ci permette davvero di recuperare la memoria storica delle miniere e di tutti i minatori che hanno contribuito alla crescita di questo territorio. Sono autobiografici, quasi tutti, un po' con ricordi da bambina, da adulta, della miniera, del mio zio Giovanni, mio prozio Giovanni, che era fratello della mia nonna e che viveva con noi. Lui parlava il sardo di Nughedu Santa Vittoria, però raccontava delle belle storie. Non scriveva, ma avrebbe tanto amato scrivere. Lui è la mia musa, perché ogni volta che lo sogno mi racconta qualcosa. Io gli ho voluto un gran bene. Mi ha detto, questo zio mi ha detto, iscrivo, non scaresci. E ora un appuntamento. L'assessorato alle politiche sociali e giovanili del comune di Sant'Antioco ha organizzato il progetto Cinema Sociale, un percorso in 6 tappe che attraverso la visione collettiva di altrettante pellicole intende stimolare la riflessione e il dibattito su tematiche di rilevanza sociale. La violenza sulle donne, il bullismo, la maternità consapevole, i disturbi dello spettro autistico, l'affido familiare, la sostenibilità ambientale. Gli appuntamenti cinematografici si svolgono presso la sala consiliare in corso Vittorio Emanuele a Sant'Antioco. Ieri pomeriggio è stato proiettato il film di Ivano De Matteo dal titolo La vita possibile, mentre il prossimo appuntamento è fissato per il 15 marzo, quando verrà proiettata la pellicola di Ivan Cotroneo dal titolo Un bacio. E continuiamo adesso con gli appuntamenti. Dopo il grande successo di ieri dello spettacolo teatrale Sorelle Materassi con Lucia Poli e Milena Vukotic, prosegue la rassegna Prosa e Danza del circuito multidisciplinare Spettacolo Sardegna. Il 18 marzo sarà la volta della rassegna teatrale dal titolo George Sand, Uomo e Libertà, con Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta e la coreografia a cura di Sabrina Massignani. Bene, con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, adesso ci sono le previsioni del tempo e poi il telegiornale in lingua sarda Noas in Cursu, condotto dalla nostra Giovanna De Sì, e vi ricordo che stasera in prima serata alle ore 21 andrà in onda la trasmissione A Tutto Campo, condotta da Giancarlo Cancella, segretario provinciale della Di Consum. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci. Previsioni meteo per venerdì 10 marzo 2017. Cielo poco nuvoloso, vento dei quadranti di nord-nord-ovest con intensità di 12 km orari. Raffiche fino a 23 km orari. Temperature minime comprese tra 6 e 12 gradi e massime comprese tra 17 e 22 gradi.